Benvenuti sul nuovo video di Quadricottero News. Oggi siamo con il film X8 e verifichiamo due cose. La prima cosa, i controlli che bisogna effettuare prima di ogni volo per essere sicuri che il drone non cada. E la seconda cosa, il ritardo che c'è nella trasmissione tra il drone e l'app, quindi il ritardo nella trasmissione live streaming, e cioè la latenza. Vediamo quanti millisecondi di latenza ha con un dispositivo Android di fascia media come questo, che è l'Asus Zenfone 5, e poi con un dispositivo iOS. Vediamo se ci saranno differenze e di quanto sarà la latenza. Allora, prima di decollare bisogna controllare che il drone ovviamente sia a posto, quindi bisogna controllare i bracci che siano saldi, soprattutto qua nelle giunture, cioè non devono oscillare nel senso verticale. Poi bisogna controllare nella parte sotto che la camera verticale sia pulita, anche il sensore ad ultrasuoni. I bracci, come ho detto prima, devono essere integri, i punti di attacco solidi e le eliche ben fissate. Le eliche sono di tipo sgancio rapido, per sganciarle bisogna premere verso il basso e poi ruotare la cassa del motore e vengono via, hanno la posizione obbligata. Ovviamente ci sono i riferimenti, ad esempio questa elica c'è la righettina ed andare in corrispondenza del braccio che ha la stessa righettina. Dicevo prima, le eliche, siccome sono a sgancio rapido, si muovono tenendole premute e ruotando il motore. Può accadere che magari quando è riposto dentro la borsa, se ci sono le eliche inserite, potrebbe magari durante il movimento rimanere un attimo premuta l'elica, magari muoversi leggermente, come ad esempio così, e noi non ce ne accorgiamo perché sono ancora salde, però in realtà se io giro così si sganciano e quindi in volo si potrebbe sganciare. Quindi verificare sempre che le eliche siano ben salde e ben fissate. E poi a questo punto si può fare una verifica di tipo hardware per verificare se l'hardware interno al drone è funzionante, e lo faremo in questo modo. Allora, adesso io ho acceso prima il drone, in realtà andrebbe acceso prima il radiocomando. Ok, adesso siamo collegati con l'app. Andiamo sull'app e verifichiamo l'hardware. Nell'app, con i recenti aggiornamenti firmware, c'è la possibilità di verificare lo stato dei sensori, cioè dell'IMU. Bisogna premere sull'icona ingranaggio e andare sul menu, poi si va nell'ultima voce, Maintenance Mode, Sensor Parameters. Qua vediamo in real time i valori che leggono e i sensori. In particolare questo drone ha una IMO composta da sensori ridondati, cioè doppi sensori, ad esempio ha due giroscopi e due accelerometri. Il giroscopio legge i valori sulla CX, Y e Z, così come l'accelerometro. In genere i droni low cost ne hanno uno solo, quindi hanno soltanto un accelerometro a tre assi, un giroscopio a tre assi e un compass, che sarebbe la bussola magnetica. Peccato che non abbiano anche raddoppiato la bussola magnetica. Ad esempio il Mavic Pro ha due compass, mentre come si può vedere qua ne abbiamo soltanto uno. Comunque, questi valori qua però visti così dicono poco, nel senso che, come si può notare, continuano a variare e quindi è difficile notare se c'è una grande differenza tra i valori. Può aiutare il fatto, l'ultima colonna con il modulo, e quindi come si può notare il giroscopio 1 ha 1.29 e il 2 ha 1.11 variabile. Gli accelerometri invece sono molto più allineati, a 9.45 e 9.48, e il compass ovviamente ha solo un valore. Quindi gli accelerometri vediamo che sono abbastanza allineati, i giroscopi variano di più, ma è normale. Per essere sicuri che funzioni tutto, se non si è esperti, è sufficiente andare sul menu, c'è una voce che controlla la IMU.
Eccola qua. Con questa voce, IMU, si fa il check, si lascia il drone fermo e si attende l'analisi. Dopo qualche decina di secondi arriva il risultato. Se è tutto a posto si può volare tranquillamente, se invece segnala un problema è meglio evitare di volare. Ecco, adesso in questo caso dice che è normale, quindi è a posto. L'ultimo controllo da fare riguarda la batteria, perché la batteria deve essere sana e per evitare spegnimenti in volo bisogna assolutamente controllarla. Come possiamo notare, qua abbiamo i valori di ogni cella, sono tre celle. Questi tre valori devono essere i più vicini possibili, i più allineati possibili. Se c'è troppa differenza tra una cella rispetto alle altre, significa che la batteria è usurata e quindi, se c'è tantissima differenza, è meglio evitare di utilizzarla, perché altrimenti potrebbero accadere degli spegnimenti improvvisi in volo, come in passato accadevano sul Mi Drone A4K, sullo Xiaomi Mi Drone. In passato alcuni stock di batterie, diciamo così, difettose, causavano uno spegnimento improvviso in volo, soprattutto quando mancavano pochi minuti alla scarica completa. A questo proposito è sempre meglio evitare di arrivare al 10%, al 5% di batteria carica. È sempre meglio atterrare quando siamo intorno al 20-30%. In questo modo la batteria si scarica meno e durerà più a lungo. Ok, fatto questo controllo non c'è altro da controllare e quindi si può decollare. Adesso verifichiamo la latenza dell'immagine, il ritardo dello streaming. Ok, siamo pronti a controllare la latenza, il X8 inquadra il cronometro e vediamo le differenze. Quindi avvio, questo qua è un Asus Zenfone 5. Partiamo. Vediamo che latenza, ecco, 328 millisecondi alla prima lettura. Facciamo un'altra, 328 millisecondi. Però se notiamo bene, se guardiamo bene, vediamo che nell'app Android ci sono dei micro blocchi che nel cronometro sopra non ci sono. Quindi questo è un problema dell'app. Vediamo se farà la stessa cosa con iOS. Bene, adesso proviamo con un dispositivo iOS. Questo è un iPod che ha un processore equivalente all'iPhone 6 e vediamo che latenza ha su questo device. 328 millisecondi anche su iOS, sull'iPod, 327 millisecondi a seconda lettura, però quello che possiamo notare è che non ci sono micro blocchi. Su iOS il video è molto fluido, è più fluido. Quindi questo sta a significare che i micro blocchi che si hanno sulle piattaforme Android, sugli smartphone e tablet Android, mentre su iOS il ritorno video funziona bene. Il ritardo delle immagini è invece di 328 millisecondi. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio dall'X8, anche se in linea con i droni Wi-Fi. Ad esempio il Parrot Anafi si attesta intorno ai 280 millisecondi, quindi siamo abbastanza vicini. Vedremo se la FIMI migliorerà il problema principale, che è quello della scattosità su Android, e vedremo quali altri miglioramenti la FIMI apporterà, dal momento che praticamente quasi ogni settimana pubblica un aggiornamento firmware. X8 è un drone che non è uscito da molto tempo e quindi è in costante miglioramento, come ormai accade per tutti i droni che escono sul mercato in questi anni. Nonostante questi spigoli da smussare, X8 è un ottimo drone da acquistare, a mio giudizio, un best buy, soprattutto se si compra a 350-380 euro grazie ai vari coupon sconto. Ne metto alcuni in descrizione di questo video per l'acquisto su Banggood, sperando che non ci deluda nelle prossime prove, tra cui anche le prove di volo, ma siamo abbastanza fiduciosi. Sicuramente troveremo altri punti deboli, ma siamo appunto fiduciosi che con l'andare del tempo la FIMI
mano a mano migliorerà gli aspetti meno brillanti di questo drone, che comunque come drone, ripeto, ha una qualità dei materiali assoluta, è assolutamente un best buy a questi prezzi. Bene, per ora grazie a tutti, continuate a seguirci se siete interessati all'X8 perché pubblicheremo altre prove. Grazie per l'attenzione, lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti e alla prossima con Quadricottero News.